Svizzera è per l'Italia il secondo mercato più importante, perché l'Italia è il secondo esportatore in Svizzera dopo la Germania e quindi le opportunità sono moltissime. Ci sono tantissimi settori dove le imprese italiane hanno possibilità di successo, da quello della subfornitura nell'automotive, ad esempio, piuttosto che food and wine, sono ormai aree consolidate dove le imprese italiane sono molto presenti in Svizzera. Der Schweizer Markt bietet meiner Erfahrung nach ganz klar folgende Möglichkeiten. Er ist nah, er ist sehr vielfältig und er ist übersichtlich. Man trifft in der Schweiz auf eine hohe Technologieaffinität und vor allen Dingen man trifft auf eine hohe Kaufkraft. Le sfide da superare per le imprese italiane in questo momento sono molte, però io quella che vorrei sottolineare è quella dell'innovazione tecnologica. È importante che le imprese italiane, secondo me, cerchino di innovare la loro offerta attraverso anche sistemi di tracciatura con l'utilizzo delle tecniche blockchain, quindi avanzare nella digitalizzazione della loro offerta, nella loro tracciabilità e poi essere anche attenti agli aspetti della sostenibilità ambientale. Herausforderungen für den Schweizer Markt sehe ich darin, er will erobert werden. Das ist, sind Marktchancen, die einem nicht unbedingt gerade zufallen. Man braucht etwas Geduld, es dauert etwas, bis sich Geschäftsbeziehungen aufbauen. Aber wenn sich diese aufgebaut haben, sind sie sehr zuverlässig, langlebig und auch, wie soll ich sagen, auf einer sehr gesunden Basis stehen. Thank you.